mano, via! Gaza. Preoccupa l'attacco israeliano a Rafah? Certo, ci preoccupa, preoccupa a me, preoccupa a tutti noi moltissimo. Da mesi stiamo cercando anche in quell'area di trovare una via per la de-escalation, trovare la via per una tregua. In Medio Oriente stiamo lavorando, mi pare che le due parti, anche ieri e anche oggi, abbiano posizioni molto rigide. È chiaro che la priorità di Netanyahu e del governo israeliano è quello di chiudere la partita con Hamas, cioè mettere Hamas nell'impossibilità di avere un ruolo nei futuri assetti di Gaza e più in generale nella futura dinamica medio orientale. Apparentemente sono inconciliabili, però non bisogna mai rinunciare alla speranza, con l'obiettivo finale di avere due popoli e due stati, e noi intendiamo dare un contributo veramente costruttivo per raggiungere questo obiettivo. Sicuramente questo non migliorerà la situazione dell'area, né nell'area specifica di Gaza, né nei rapporti con, diciamo, i vicini.